Configurare la tua casella di posta Aruba con Outlook 2010 è semplicissimo. Ti mostrerò i passaggi per aggiungere un account. Apri il programma. Clicca in alto sul menu File e nella nuova schermata clicca su Aggiungi account. Seleziona l'opzione Configura manualmente le impostazioni del server e clicca Avanti. Se è già selezionato posta elettronica Internet, clicca Avanti. Ora inserisci i dati per la configurazione. Per prima cosa scrivi nel campo Nome il nome che vuoi mostrare ai destinatari. Ora inserisci l'indirizzo di posta che vuoi configurare. Scegli il protocollo che preferisci tra POP e IMAP. In questo video ti mostro la configurazione IMAP. Nel server posta in arrivo scrivi imaps.aruba.it. In quello in uscita smtps.aruba.it. Nel nome utente indica il tuo indirizzo di posta, mi raccomando completo di chiocciola, e del nome del tuo dominio. Indica la password della tua casella. Controlla che sia spuntata la casella Memorizza password, se non vuoi digitarla ogni volta. Se invece hai scelto POP, devi usare il server di posta in arrivo pop3s.aruba.it. Ora clicca su Altre impostazioni. Seleziona il tab Server della posta in uscita. Ora spunta il server della posta in uscita richiede l'autenticazione e lascia la selezione su Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo. Adesso tocca alle impostazioni avanzate. Sia per la posta in arrivo che per quella in uscita seleziona SSL. La porta per la posta in arrivo viene impostata in automatico a 993. Per la posta in uscita digita 465. Se nella schermata delle impostazioni precedenti avevi scelto POP3, avrai in automatico la corretta porta 995. Clicca OK e il più è fatto. Se è selezionata la casella Prova impostazioni account facendo clic su Avanti, sarà proprio quello che accadrà. Se tutto è OK, chiudi la finestra. L'account è configurato. Clicca Fine per confermare. Tornato nella schermata principale del programma, se hai scelto IMAP, ti consiglio ora di impostare anche la cartella per il salvataggio della posta in uscita. Clicca di nuovo in alto sul menu File e questa volta vai in Impostazioni Account per modificare l'account appena configurato. Se ne hai più di uno, seleziona quello che ti interessa e clicca Cambia. Vai diretto a Altre impostazioni e scegli poi il tab Posta inviata. Spunta Salva la posta inviata nella cartella seguente nel server. Espandi la cartella Posta in arrivo e seleziona Sent. Clicca OK e poi Avanti. Se non deselezioni Prova impostazioni account, cliccando Avanti le controllerà di nuovo. Ancora una volta chiudi e poi Fine e il gioco è fatto. Puoi goderti la tua casella su Outlook 2010.